Buonasera a tutti. E noi saremo molto concisi, giusto per lasciare poi spazio al coro. Ecco. E io e Serena rappresentiamo il gruppo di Fisioterapisti Senza Frontiere, che è un gruppo di fisioterapisti, che raccoglie fisioterapisti di tutta Italia. E se volete saperne di più, lì c'è il nostro sito, potete guardare e anche trovare le nostre attività. Insomma, quello che ci accomuna è un po' la professionalità del fisioterapista, la cooperazione e la riabilitazione nei paesi in via di sviluppo. E ringraziamo Luisa che ci ha invitato e a dare il contributo, e noi abbiamo scelto di farlo attraverso un racconto, un breve aneddoto che è realmente avvenuto, e facendovi vedere alcune immagini che parlano un po' d'Africa, insomma. E ogni volta che un cooperante arriva o parte da un paese africano, deve fare i conti con la viabilità, le strade sconnesse, la segnaletica che lascia a desiderare e la mancanza di mezzi pubblici. E chi va a lavorare in questi paesi deve farsi perciò aiutare da qualcuno che è esperto nella guida su queste strade. E spesso gli spostamenti, come ha detto anche prima il dottore, richiedono molte ore di jeep. E per cui è anche doveroso ed è facile fare amicizia con i driver, queste persone, questi autisti che ci aiutano. E un giorno, durante uno spostamento di questi, il volontario chiede al suo autista: What is your dream? Qual è il tuo sogno? Qual è il tuo desiderio in questo periodo? Così. E questo autista risponde: venire in Europa. E perché se le mie bambine si ammalano, io qui non so come curarle. Non sempre l'ospedale è vicino a dove sono i malati, no? Sa bene il dottore che probabilmente ci vogliono ore e ore per raggiungere un ospedale a molte persone. E qui non c'è il dottore e non c'è l'ospedale. E poi non ci sono neanche le scuole dove fare studiare le mie bambine. E il volontario tacque, però il progetto, seguito dalla sua organizzazione, prevedeva appunto la riapertura dell'ospedale locale, e che era stato chiuso in precedenza a causa della guerra. In quella zona c'era una guerra durata per lunghi anni, e poi c'era proprio anche rifare l'ospedale, e l'ospedale prevedeva proprio anche la riapertura di un reparto per le mamme e i bambini. Passarono 3 anni e la stessa persona tornò per un'altra missione, e il caso volle che fosse trasportato dallo stesso autista che ritrovò dopo 3 anni, e perciò gli chiese di nuovo: qual è il tuo sogno? What is your dream now? E l'autista rispose tranquillo: no, now it's okay. E adesso c'è la pace e abbiamo l'ospedale, ed è un ospedale per tutti, e c'è anche una scuola infermieri, e la scuola ha ripreso a funzionare e la gente ha anche ricominciato a costruire. Io sono contento, posso lavorare nei miei campi e anche fare l'autista. E ho anche tutto quello che serve per me e per star bene anche tutta la mia famiglia. E questa è la storia che vi abbiamo voluto raccontare, che per noi dà un significato al senso di fare cooperazione oggi. E vi vogliamo lasciare anche con questo piccolo proverbio africano che accomuna i sentimenti di noi volontari quando partiamo e quando torniamo. Ciò che gli occhi hanno visto, il cuore non dimentica. Grazie.